Eccoci qua ragazzi, belli siete, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nike nella casa del pane e balun. Oggi venerdì 8 marzo, allora oggi non mi scadeva solo l'assicurazione, c'ho qua scadenza assicurazione 8 marzo, oggi è la festa della donna, allora un abbraccio a tutte le donne. Che belle che siete, ragazzi. Come possiamo fare noi senza di voi, ragazzi? Ma come possiamo fare? Bisognerebbe fare una festa della donna ogni settimana per noi uomini. Ogni settimana bisognerebbe dedicare un giorno particolare alla donna. Va bene, un augurio grosso a tutte le donne. Riprendiamo insomma il nostro video parlando un pochettino di calcio. Ieri si è conclusa la settimana europea. Tra un'incazzatura e un'altra, insomma, perché a me non piace solo vincere. È vero che il risultato è dalla nostra, no? Noi milanisti, però non piace solo vincere. Mi piacerebbe ogni tanto convincere e spesso non succede. Allora dico la mia, vabbè, c'è qualcuno che si innervosisce su questa cosa. C'è qualcuno che è infastidito. Non capisco il motivo. Vabbè, sono più infastidito io per come gioca il Milan che per qualcuno di come parlo io di come gioca il Milan. Vabbè. È una cosa indecifrabile. Detto questo, ragazzi, insomma, va bene, l'Europa è andata così, 4-2, vedremo cosa succederà al ritorno. La Roma ha sostanzialmente demolito il Brighton di De Zerbi, cioè praticamente l'ha ridotto una poltiglia 4-0 e anche la Fiorentina ha vinto 4-3, perciò tutte e tre le italiane del giovedì hanno fatto 4 gol e hanno portato a casa il risultato. Comunque va bene, nell'insieme vedremo cosa succederà. Ma dobbiamo fare i pronostici della Serie A, ragazzi. Dobbiamo correggere quelli di settimana scorsa e fare quelli nuovi come è di consueto. Perciò, ragazzi, dedichiamoci questi 10 minuti insieme. Prima di cominciare, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale. Mi raccomando, fatelo, è gratuito, non costa nulla. E soprattutto aiuta a far crescere il canale. Perciò iscrizione, attivazione della campanella, così non vi perdete mai nessun mio contenuto. Mettete un bel like al video, ragazzi, anche quello è molto importante. E soprattutto nei commenti fatemi i vostri pronostici. Se vi va di giocare, di fare il giochino, venite a seguirmi sul gruppo Telegram, link in descrizione. E fatemi i pronostici sul gruppo Telegram e lì ci sono anche il premio per chi li azzecca tutti. È una cosa così gratuita e non costa nulla, non dovete pagare. Giocate senza pagare, se vincete venite premiati. Perciò gruppo Telegram, mi raccomando. Se vi va, seguitemi su Instagram. E per finire, ragazzi, passate anche a trovarmi su Giargia. Detto questo, passiamo subito ai pronostici. Occhiali tattici. Allora, correggiamo quelli della 27esima giornata. Lazio-Milan, avevo messo over 2,5, 0-1 non preso, un corto musettino per il Milan non preso. Udinese-Salernitana, avevo dato molta fiducia all'Udinese, ho detto in casa con la Salernitana deve vincere, vince chiunque. 1-1 non preso. Monza-Roma, gol 1-4 preso. Torino-Fiorentina, gol 0-0 non preso. Verona-Sassuolo, no gol, 1-0 preso. Frosinone Lecce over 2,5 1-1 non preso. Empoli Cagliari gol 0-1 non preso. Atalanta Bologna over 2,5 1-2 preso con il ribaltone del Bologna che sta facendo un campionato incredibile. Napoli Juventus over 2,5 2-1 preso. Il Napoli vince contro la vecchia signora. E Inter Genoa 1 con over 2,5 2-1 preso. E insomma, ragazzi, abbiamo fatto 3 pari, 5 presi, 5 no. Non benissimo, non benissimo. Dai, vediamo di fare meglio. Magari riusciamo a. Aspettate, tac. Ok, dai, allora partiamo. Stasera subito si riapre il campionato stasera con Napoli-Torino. Allora, io voglio dare fiducia al Napoli. Perché è vero, no? Le ultime due partite il Napoli le ha vinte. Non convincendo, cioè non, allora, poi il problema è tutto lì. Se una squadra abitua
i propri tifosi a giocare un gran calcio come ha fatto il Napoli l'anno scorso, effettivamente poi quando vinci queste partite, al di là del risultato, non sei pienamente contento perché vorresti rivedere la squadra dell'anno scorso. Però insomma, detto questo, ha portato a casa il risultato. Poi da lì da cosa nasce cosa, magari si può anche migliorare il gioco. In questo momento c'è bisogno di punti per il Napoli se vuol pensare a risalire per la zona Champions. Perciò come vengono, l'importante è che in maniera lecita come vengono, vengono. Però voglio dargli appunto fiducia e secondo me quest'oggi, stasera il Napoli riuscirà a fare una gran bella prestazione. Dico uno con over 2,5, secondo me farà anche più di 2 gol, perciò uno con over 2,5. Sassuolo-Frosinone dico gol, ragazzi. Sassuolo-Frosinone dico gol. Il Sassuolo, non dico che è l'ultima spiaggia, quella no, però da questa partita può nascere una ripresa, dovrebbe riuscire a vincerla perché insomma diventa poi difficile salvarsi, è uno scontro diretto, andrebbe appunto a meno uno poi del Frosinone che gli è avanti 4 punti, loro sono penuti. Io dico che sarà una partita difficile, comunque dico una partita con gol perché il Frosinone è sempre abbastanza propositivo, perciò magari poi segnano tutte e due e vedremo come andrà a finire. Cagliari-Salernitana è la fissa del giorno. Cagliari-Salernitana, uno fisso. Insomma, adesso il Cagliari, settimana scorsa ha vinto, perciò deve dare continuità, deve cercare di rialzarsi e lì gli basta poco, perciò in casa contro una Salernitana oramai spacciata, deve per forza fare risultato ed è uno fisso. Bologna-Inter è una gran bella partita. Io dico che Bologna-Inter, alla fine sostanzialmente Bologna-Inter finirà con gol. Secondo me sarà, io non riesco a dare un risultato, ma anche perché vi spiego, l'Inter evidentemente è la più forte del campionato e anche del Bologna, però quest'anno il Bologna lo ha subito abbastanza. L'andata 2-0, 2-2, in Coppa Italia è stata eliminata. Insomma, poi c'è la partita di Champions League da pensare mercoledì, che è molto importante. Perciò, al netto dei giocatori che tu metti in campo, puoi anche mettere i titolari. Magari loro hanno un po' la testa lì. Adesso non dico che poi non mettono il piedino, però è una partita molto difficile. L'Inter però propone tanto, il gol lo fa sempre e secondo me anche il Bologna riuscirà a far gol. Io dico che sarà una partita da gol, non riesco a dare risultato se vince uno all'altro pareggio, però sarà una gran bella partita con gol. Genoa-Monza dico over 2,5. Genoa gioca bene a calcio, ragazzi. Il Genoa è veramente incredibile. Il Genoa è un po' il Monza dell'anno scorso, no? Questa novità, questa neopromossa che sta facendo così bene, però gioca veramente bene a calcio. Adesso al netto della sconfitta di settimana scorsa, però propone veramente bene. Perciò dico che sarà una partita aperta. Over 2,5. Il Monza arriva da una bella legnata, presi 4 gol, perciò non avrà voglia di riscatto. Insomma, secondo me è una partita da over 2,5. Lecce-Verona dico gol. Il Lecce deve dare comunque, deve riprendersi perché arriva da 4 risultati un po' così e così. Negli ultimi 5 sono una vittoria, 5 partite fa, 3 sconfitte e un pareggio. Perciò deve vincere, deve convincere, deve in casa assolutissimamente riprendere il suo percorso. Anche se poi è in una situazione abbastanza tranquilla, però insomma è tutto lì dietro l'angolo. È abbastanza tranquilla perché ci sono tante squadre, però è a 2 punti dalla zona retrocessione. Il Verona invece deve dare continuità. Ha vinto settimana scorsa, ha segnali di ripresa, perciò insomma sarà una partita secondo me aperta, perciò dico gol. Milan-Empoli gol, anche Milan-Empoli, secondo me il Milan tanto oramai ci ha abituato a prendere gol da chiunque. Ragazzi, perché tanti dicono la squadra dell'anno scorso, la squadra di ieri sera, lo Slavia Praga. È vero che ha giocato bene, dicono, ma è la storia, ma sta andando malissimo nel proprio campionato. Perciò non è che questa grande squadra, in 10 contro 11, sono riusciti a farci 2 gol e sono arrivati 4 volte davanti alla porta in 11 contro 11. Perciò il Milan, non so se poi io voglio dare sempre merito all'avversario, magari è stato anche merito dello Slav, ma il Milan ci ha messo di suo. Perciò a livello difensivo fatichiamo, poi in attacco nulla da dire, il Milan i gol li fa sempre.
anche in campionato è il terzo miglior attacco, perciò da quel punto di vista c'è, e il problema è dietro, perciò è sempre una partita molto aperta. L'Empoli arriva dalla sconfitta, però aveva fatto un bel trend di partite positive, insomma, sarà una partita aperta. Io dico gol anche in questa partita qua, dico gol, entrambe segneranno, poi magari vincerà il Milan 2-1, non lo so, però dico gol. Juventus-Atalanta, io la vedo come un cortomusetto. Secondo me Juventus-Atalanta è uno 0-0 striminzito. Boom. Io dico no gol. E chi vince, vince di cortomuso, ma non penso che tutti e due. Boh, mi viene da pensare una partita un po' così, no gol. Fiorentina-Roma, over 2,5, dai, Fiorentina-Roma. Arrivano tutti e due, 4 gol la Fiorentina e 4 gol la Roma in Europa. Vuoi vedere che mo si incontrano e non segna. Segneranno anche loro un bel po', dico, over 2,5, una partita bella aperta, dica. Comunque complimenti alla Roma perché sta facendo veramente un qualcosa di clamoroso. Perciò tutti quelli che mi dicevano: no, ma tu ce l'hai con Mourinho, perché con questi giocatori come fai a dire che può giocare bene? Ecco, basta mettere un allenatore e la Roma ha iniziato a giocare bene. Perciò sono contento perché, insomma, mi piace vedere giocare bene una squadra, soprattutto la Roma, che ho sempre simpatizzato sin da piccolino. La Fiorentina anche lei sta andando abbastanza bene. Vedremo, sarà una partita aperta, perciò dico over 2,5. Chiudiamo con Lazio-Udinese. Lazio-Udinese è una partita un po' un'incognita, nel senso che la Lazio, boh, c'è la delusione di essere usciti dalla Champions League, però, insomma, poi sostanzialmente a conti fatti col Bayern puoi anche uscire, per l'amor di Dio, perché il Bayern è il Bayern, anche se poi la colina un pochettino, il palato te l'eri rifatto, no? Un palato perché, insomma, avevi vinto all'andata, ci potevi passare in vantaggio, però vabbè, così non è stato, deve tornare subito a fare risultato in campionato, perché, insomma, se vuole, anche perché arriva da due sconfitte consecutive. Perciò dico che sarà una partita aperta, over 2,5. L'Udinese oramai non so più che cosa, non riesco a decifrarla l'Udinese. Perciò vuoi vedere che va a vincere la Roma con la Lazio, dopo aver vinto contro il Milan e dopo aver vinto contro la Juventus, va a vincere anche a Roma con la Lazio, non lo so, vabbè, vedremo. Over 2,5 dico io. Dai ragazzuoli, allora vi auguro un buon venerdì, un buon fine settimana lavorativa per chi lavora dal lunedì al venerdì, per chi lavora anche il weekend, li abbraccio di cuore. Gli abbracci di cuore, mi dispiace per loro, però ragazzi, adesso a parte gli scherzi, l'importante è lavorare, quello sempre. Dai, mi raccomando, belli siete, un bel like al video, come dico sempre io. Bye bye.